Avant de commencer l'analyse du texte tiré, de l'extrait tiré de la recherche de Marcel Proust, il faut reprendre la structure de, ce, de, de, ce, de cette œuvre et revoir, en effet on a déjà dit qu'il s'agit d'un recueil de sept romans, et euh, le premier, c'est euh, Du côté de Chez Van, et le dernier, c'est Le temps retrouvé. Alors, toute la structure repose la, euh, la vie du protagoniste, ce n'est pas le protagoniste, mais du jeu narrateur, c'est-à-dire Marcel, qu'on a bien vu qui euh, n'est pas la reproduction du, euh, de l'auteur. Donc, il ne s'agit pas d'un roman. Euh, d'une série de romans euh, autobiographiques. Mais euh, c'est très important de voir l'évolution hein, qu'on a déjà vue. Il s'agit d'une évolution circulaire parce qu'on part et on arrive au même lieu et au même temps. Donc c'est un voyage dans le temps à travers le souvenir et c'est un voyage euh, dans l'espace qui conduit jusqu'au point de départ. Le point d'arrivée. C'est la bibliothèque, le point de départ, c'est la chambre, et ce sont les, il y a une coïncidence, une circularité des deux, euh, des sept de, de, de volumes, à l'intérieur des sept volumes qui composent le recueil de la recherche. Le test qu'on va lire maintenant, et qu'on va analyser est tiré du dernier volume, c'est le temps retrouvé, et c'est le moment où le narrateur comprend que à travers l'écriture, et seulement à travers l'écriture, il peut fixer le souvenir, et c'est pour ça qu'il décide, il prend la décision, la grande décision finale, c'est-à-dire d'écrire le roman que n'est que le roman que le lecteur vient de lire Elle est en train de lire mais il vient de lire parce que toute l'histoire s'est déjà passée alors on va retrouver dans le test euh, tous, toutes les caractéristiques euh, du style et de, comment dire de l'esthétique de marcel proust euh, je vous conseille avant tout d'écouter euh, là de lire le texte l'extrait à haute voix ou de l'écouter si vous avez la version euh, numérique du, du livre alors on va écouter et maintenant ensemble je vous donne la traduction hein, pour mieux comprendre ce texte alors la vera vita la vita infine scoperta e euh, rischiarata Uh, la sola vita di conseguenza realmente vissuta è la letteratura, questa vita che in un senso abita in ogni istante presso gli uomini, quindi si ritrova presso gli uomini così come uh, presso l'artista, ma essi, e qui si riferisce agli uomini, non la vedono perché uh, non cercano di renderla chiara e uh, così il loro passato... È, uh, gravato da innumerevoli uh, cliché e in questo caso ci dobbiamo riferire al senso della parola uh, in quanto uh, negativo, negativo della fotografia. Quindi qui è proprio una, meta una metafora, dopo vedremo poi nell'analisi del testo: che introduce questa metafora per. Um, meglio spiegare eh, all'interno del campo lessicale eh, della visione quindi legato al, al, alla, alla vista in effetti e a tutto la vista intesa come vista non soltanto eh, degli occhi quindi non soltanto al senso eh, fisico ma anche alla vista in quanto rivelazione quindi l'apertura di un mondo al di là Uh, anzi ci spiegherà meglio dopo lo vedremo al di sotto di quello dell'apparenza che noi vediamo nel mondo quindi um, e così il loro passato è um, gravato di innumerevoli negativi che restano inutili perché l'intelligenza um, non, non le ha sviluppate per sviluppate, qui è messo tra apici perché facciamo attenzione, poi vedremo, qui è il senso tecnico, del, del, il significato tecnico di questa parola, cioè sviluppare un negativo per stamparne poi una fotografia, ma eh, possiamo intendere anche una, livelli diversi, eh, quindi lo sviluppo poi di cosa, di quello che sarà. Ciò che eh, Proust chiamerà lo stile per lo scrittore, il colore per il, 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 il pittore, quindi intendendo l'artista in senso abbastanza completo e. Uh, estendendo quindi questo, questa capacità mh, di visionare, di vedere al di là e al di sotto delle apparenze all'arte uh, in generale, non soltanto alla letteratura. Questo discorso ci richiama alla mente altri autori, altri scrittori che abbiamo appena incontrato che avevano questa stessa visione, da Baudelaire in poi con le sinestesie. Uh, a uh, tutto il movimento surrealista Pollinera e poi le rincontreremo quindi soprattutto con le arti figurative attraverso uh, quindi il, um, la vista e anche la musica. Uh, attraverso l'udito, c'è cioè questa uh, unione delle diverse sensibilità dell'uomo che diventano strumenti per gli artisti per tradurre, per svelare la, uh, uh, la verità. La nostra vita eh, ed anche la vita degli altri, poiché eh, lo stile per lo scrittore, così come il colore per il pittore, è una questione non di tecnica ma di visione. Ed ecco che ci spiega quindi la doppia interpretazione di questo, di questo aggettivo. Quindi non nel senso tecnico ma anche di visione. È la rivelazione che sarebbe impossibile attraverso dei mezzi diretti e coscienti. Quindi attenzione a questi aggettivi diretti e coscienti in so in soprattutto perché poi lo troveremo diciamo in contrapposizione con l'uso nell'ultima parte del testo dove invece si parla di, di svelare l'inconscio. D della differenza qualitativa che c'è tra il modo attraverso il quale ci appare il mondo, la differenza che se non ci fosse l'arte resterebbe il segreto eterno di ciascuno. Uh, quindi l'arte svela il segreto. Attraverso l'arte soltanto possiamo uscire dai no da noi stessi, sapere ciò che vede un altro in questo universo che non è lo stesso del nostro e eh, i cui, cui paesaggi eh, ci sarebbero, rimas sarebbero rimasti a noi assolutamente sconosciuti come quelli che eh, ci potrebbero essere sulla Luna. Quindi allo stesso modo della, eh, poca con della scarsa conoscenza che noi abbiamo eh, per i paesaggi della Luna, allo stesso modo senza l'interno l'intermediazione dell'artista e quindi dell'arte, delle sue facoltà, noi non avremmo, gli uomini non potrebbero avere conoscenza della vera vita. Grazie all'arte invece di vedere un solo mondo, il nostro, noi lo vediamo moltiplicarsi e per quanti artisti originali ci siano, tante, tanti mondi noi abbiamo a nostra disposizione, più diversi gli uni dagli altri di quelli che eh, ruotano, circolano nell'infinito. E ehm, al di là dei secoli, e se anche ehm, sono passati dei secoli... Ehm, e, si è spento allora il fuoco che emanavano ehm, che si chiamassero Rembrandt o Vermeer, e qui facciamo riferimento a questi pittori olandesi del XVII secolo come esempio, e sono due pittori, quindi, non a caso, fa riferimento anche alla, a questa arte. Noi eh, ci inviano ancora i loro raggi, il loro raggio speciale, la loro emanazione. Quindi l'arte la, oltretutto annulla il tempo: la letteratura, le arti figurative annullano il tempo per, e eh, la testimonianza eh, di artisti che sono stati in grado di svelare agli uomini la eh, loro. Mh, Diciamo, la, 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 la verità sotto la coltre di falsità data dalle apparenze è assolutamente ehm, chiara nonostante la distanza nel tempo. Eh, questo lavoro dell'artista di cercare di eh, percepire sotto la materia, sotto l'esperienza, sotto Uh, le parole, qualcosa di diverso è esattamente il lavoro inverso di colui che in ogni minuto, quando noi viviamo um, distolti uh, da noi stessi. L'amor proprio, la passione, l'intelligenza e l'abitudine eh, così compiono in noi quando essi ammassano al di, al di sopra di, delle nostre impressioni vere per nascondercele completamente le categorie, i fini pratici che noi chiamiamo falsamente la vita. Insomma, quest'arte così complicata è giustamente l'unica, la sola arte viva. Solo, solo essa, ricordiamoci che arte in francese è maschile, quindi quando troviamo il pronome il qui si riferisce ad arte, quindi solo essa esprime per gli altri e ci fa vedere a noi stessi, quindi ci mostra a noi stessi la nostra vera vita, questa vita che non può osservarsi, le cui apparenze che uh, si osservano, che noi osserviamo, hanno bisogno di essere tradotte e spesso lette al contrario e faticosamente decifrate. Uh, questo lavoro che avevano fatto il nostro amor proprio, la nostra passione, la nostra, il nostro spirito di imitazione, la nostra intelligenza astratta, le nostre abitudini, è proprio il lavoro che l'arte andrà a disfare. È un um, cammino al, in senso contrario, il ritorno alle profondità uh, in cui... Uh, uh, Ciò che eh, effettivamente, realmente è esistito ed esiste, giace sconosciuto a noi stessi eh, ed è questo che eh, ci farà seguire, ci farà rivedere, ci scoprirà. Quindi una volta compreso adesso il senso e la... Come vedete, mm, je vous pose l'attenzione sulle frasi. Euh, qu'il utilise sur le style, ce sont des phrases assez articulées, assez longues et complexes, euh, avec beaucoup de subordonnées et des incis qui suivent la tortuosité, la sinuosité de la pensée. Et donc, euh, tout cela, c'est comme si on était dans euh, la tête de Marcel, du narrateur, et euh, on va comprendre ses pensées, que, ce qu'il pense et euh, ce qu'il éprouve. Alors, on va voir un peu ce que je vous ai euh, présenté. Euh, la vraie vie qui est euh, découverte, qui doit être découverte, éclairci. c'est la seule vie, et euh, c'est la vie que la littérature et l'art, et quand on parle d'artiste, on se réfère à l'écrivain, on se réfère au peintre, qui doivent euh, traduire, hein, c'est de cette manière qu'il faut procéder pour mieux comprendre et pour comprendre quel est le travail de l'artiste. L'artiste est comme un mineur ou minatore qui cherche sous la matière accumulée par la conscience. Quelle est cette matière accumulée par la conscience C'est l'amour-propre, la passion, l'intelligence, l'habitude, les nomenclatures, les buts platiques qui, euh, con, euh, qui euh, constituent la fausse vie, les apparences, mais l'écrivain doit marcher à, la, à au rebours, à l'indietro. Hein, en sens contraire pour montrer ce qui est inconnu et ici il y a euh, le, euh, le rappel à l'inconscient de Freud ça c'est nous l'avons déjà dit plusieurs fois c'est la période de la psychanalyse la naissance de la psychanalyse et on voit euh, même en Proust ce, le recours à cette à cette science et donc aller aux profondeurs ça veut dire faire table c'est le travail que l'art défera, c'est faire table rase de la conscience pour aller au-delà des apparences et comprendre la vraie vie. La vraie vie est revelée, dévoilée seulement par la littérature et l'art.